Con l'autunno sono tornate gli espandimenti di fanghi nelle campagne. Si moltiplicano in provincia di Pavia le segnalazioni di cattivi odori e proliferazioni di mosche a indicare ancora una volta che qualcosa non funziona. Secondo la normativa, infatti, i fanghi utilizzati in agricoltura dovrebbero essere addirittura inodori come risultato dei trattamenti e della stagionatura. Così non è e sul banco degli imputati finiscono sia il sistema dei controlli che i regolamenti, perfezionati negli ultimi anni ma ancora poco efficaci riguardo alle quantità. Se ne è parlato nell'ultimo consiglio comunale di Mortara. La Lega proponeva una mozione da inviare alla regione per farsi promotrice di un nuovo regolamento, autorizzare allo spandimento solo i fanghi prodotti all'interno della Lombardia, secondo il principio della territorialità. Perché riteniamo che si possa ottenere qualche vantaggio, quindi cercare ottenere un miglioramento della situazione. Secondo i calcoli dei consiglieri mortaresi della Lega, si potrebbe arrivare a una riduzione fra l'8 e il 20% dei fanghi disponibili in Lombardia. Troppo poco, secondo Rifondazione, che propone invece una modulazione dei limiti su base provinciale in proporzione al numero di abitanti e all'estensione del territorio. Per cui la provincia di Pavia, che assorbe il 25%, questo dato l'abbiamo dato tutti, della produzione nazionale dei fanghi, allora dovrebbe quantomeno in provincia di Pavia essere sparsi quantomeno. Dalla Lega si sono detti consapevoli delle difficoltà che potrebbe incontrare la proposta di autorizzare lo spandimento solo i fanghi lombardi. Ci sono problemi politici ma anche carenze nei controlli. Il percorso anche del controllo è ovvio che va potenziato, ma non è tanto il discorso a livello più che altro politico, deve essere la volontà dei controllori. L'insufficienza dei controlli è stata sottolineata anche dalla consigliera di Forza Italia, Daniela Bio, che ha raccontato di situazioni insostenibili che si stanno vivendo in questi giorni in Lomellina centrale tra Garlasco e Dorno. Era invivibile, cioè, ci sono state a poche ore, però davvero tra le anime anche La consigliera Bio ritiene inutile invocare un principio all'autarchia lombarda nei fanghi senza coinvolgere il Ministero dell'Ambiente. Nel suo intervento ha poi esortato i sindaci a intervenire, dato che sui controlli ha competenza anche il Comune.